Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo primo video del canale dove vi illustrerò il nuovo gioco di Electronic Arts rilasciato ieri 23 settembre 2013 per sistemi operativi iOS di quelli di nuova generazione, quindi a partire da iPad 2 in su, che non è nuova generazione comunque, a partire da iPhone 4 in su e iPod Touch di credo quarta generazione sia supportato in su. Il gioco in questione si chiama FIFA 14, l'attesissimo e fenomenale, a mio parere, FIFA 14, il seguito di FIFA 13, che era un titolo molto atteso come ogni anno, come tutti i FIFA, come in tutte le piattaforme. Adesso lo avviamo, questo è il menu di inizio con le varie informazioni su EA. E questo è il menu principale. Ci verrà chiesto di accedere al Game Center se non l'abbiamo già fatto e di collegare il nostro account di Origins o di farne uno nuovo, come ho fatto io, per collegare e giocare online con gli amici, invitarli a giocare, eccetera. Poi possiamo collegare il nostro profilo anche su YouTube, Facebook e condividere le notizie o anche i risultati di eSports, ma non lo facciamo. Andiamo indietro, torniamo nell'altro menu. Qua abbiamo i vari comandi di gioco. Nei comandi di gioco possiamo scegliere se usare il sistema di controllo classico o touch. Touch sarebbe una novità, credo, di FIFA 14. Non ricordo se ci fosse o meno su FIFA 13. Ma non la preferisco molto, non piace molto perché i comandi touch non sono proprio precisissimi. Invece col classico abbiamo il classico joystick mobile, il gamepad con i vari tasti ed è molto più comodo. Quindi scegliamo questo. Poi abbiamo la partita, quindi farla durare 4 ad esempio, la difficoltà esordiente, campione, eccetera, fuori gioco, eccetera, eccetera. Poi abbiamo i video, l'audio, abbiamo i commenti, cioè la telecronaca, che dovrei scaricare la lingua italiana, solo che non me la fa scaricare, non so per quale motivo. Non so per quale motivo, quindi facciamo a nulla perché già ho provato prima e abbiamo avuto lo stesso risultato. In partita possiamo anche salvare i risultati o credo anche le impostazioni su iCloud, scusate, e niente, possiamo attivare il radar, la telecamera, le solite impostazioni di FIFA in generale. Poi andiamo nel menu EA Sport FC, possiamo vedere il nostro profilo. Vedete qua, io abbiamo gli obiettivi, i trofei che si sbloccano con i modelli torneo o allenatore e che sono bloccati in questa versione perché la versione è appena uscita e l'ho scaricata gratuitamente. Ma come vedremo non si può accedere a tornei amichevoli normali e partite libere. Poi possiamo salvare anche 15 replay. Vabbè, varie notizie sul mondo di eSports, di quello che abbiamo fatto noi, dei nostri risultati. Questo non so cos'è. Ah, questa è la classifica amici, che ho soltanto un amico. E i vari obiettivi, come per esempio prendere le nel gol, battere un rigore, battere direttamente a calcio d'angolo, eccetera, eccetera. Poi abbiamo gli amici, quello che fanno gli amici. E la squadra preferita, io ho scelto la Juve perché tifo Juve. Quindi varie notizie. Qua abbiamo le partite della settimana che si scelgono, diciamo, appunto settimanalmente e corrispondono alla realtà perché abbiamo Juve Milan del 6 ottobre, abbiamo anche Shamrock Rovers contro i Drogheda United del 21 settembre che già è passato, come è passato già Spartak CSKA Mosca, Schalke Bayern, City United e anche Roma Lazio. Quindi sono, diciamo, possiamo scegliere di fare le partite e di giocarle. E sono delle amichevoli che penso ci danno comunque punti esperienza. Poi abbiamo la partita veloce online per giocare online immediatamente. E la squadra della settimana che ci dice appunto qual è stata la miglior squadra di FIFA Ultimate Team in questa settimana, appunto. Poi abbiamo quindi partita veloce online. Partita veloce online ci trova alcuni dei giocatori appunto online e possiamo giocare uno contro uno. Credo comunque che sia una partita dove perdi o acquisti esperienza o punti per il tuo
profilo. Possiamo scegliere tra vari campionati, abbiamo Serie A, Serie B e tutti i vari campionati più importanti d'Europa e del mondo anche. E noi scegliamo, abbiamo anche il resto del mondo e anche le nazionali, come vedete abbiamo tutte le varie nazionali. E quant'è l'Italia di stelline? Ha 4 stelle e mezzo, è ottimo. Comunque, andiamo in Serie A. Dov'è la Serie A? Dov'è la Serie A? Eccola qui la Serie A. E andiamo a scegliere la Juventus. Possiamo visionare la rosa, un quadro molto molto chiaro, molto bello. E possiamo vedere, questa sarebbe la formazione titolare. E tutti i vari punteggi, quanto hanno di potenza, diciamo. Qua possiamo scegliere i tiratori, degli angoli, delle munizioni, dei rigori e anche il capitano. E possiamo anche, qua abbiamo tutte le varie sostituzioni, anche le riserve. E anche le riserve. Qua abbiamo i vari moduli e lo stile della squadra, il gioco sulle ali, serie di attacco, eccetera. Trappolare fuori gioco e cose varie. Classifica, che non so cosa sia, questa è la classifica personale del giocatore e i vari personalizza come c'era già prima. E possiamo fare questo tasto qui per cercare l'avversario. Io non lo faccio perché è meglio giocare offline, perché è più fluido. Comunque questo è il sistema online. In questo momento ci sono 524 giocatori per esempio online. Ultimate Team. Ultimate Team io già ho passato, diciamo. Eccoci ragazzi, su Ultimate Team invece ho passato diciamo la fase del tutorial, dove vi spiegava insomma le solite cose di Ultimate Team, come cambiare i giocatori, che vi daranno dei premi a fine stagione, eccetera. Abbiamo varie modalità, abbiamo la vari menu gioca, abbiamo la rosa che io già ho creato, che sono i giocatori più forti tra virgolette che avevo, e anche in base al ruolo, che alcuni sono anche fuori ruolo. Alcuni sono anche fuori ruolo. E per esempio, non capisco perché. No, vabbè. E poi abbiamo così. Ah, ok, ora ci siamo. Quindi abbiamo le lineette che collegano le due giocatori. E sono rosse in questo momento perché c'è poca affinità. E questa qua invece, tra l'IC e il CD, sono il terzino destro e il difensore centrale, è verde perché sono tutti e due inglesi, quindi hanno più affinità. Qua abbiamo la varia lista degli obiettivi, che sono sbloccati pochissimo perché ho appena cominciato ieri. Modulo, l'allenatore, la valutazione della squadra 60-30, 6-52, possiamo gestirla cioè chiamandola con un altro nome. E infatti la rinominiamo con FC Maceo, perché è il mio quartiere. Ok, andiamo avanti e la selezioniamo. Quindi questa è la nostra nuova squadra. Selezioniamola e andiamo avanti. Ovviamente dobbiamo migliorare l'affinità con le partite, con i match e con andando avanti, appunto, guadagnando esperienza. Quindi questa è la nostra rosa. E poi abbiamo Happy Hour, praticamente ci mettono a disposizione dei pacchetti che disponibili per poco tempo, comprandoli ovviamente come sempre. Io non ho i soldi per comprarli, giustamente, perché ho soltanto 100 crediti. Poi possiamo gestire la rosa. Qua abbiamo la squadra della settimana. Il giocatore della settimana, giocatori in forma, hanno un azionatore al tipo di superiore e sono molto rari. Tipo il giocatore in forma Messi a 97, il giocatore normale 94. Ah sì, c'è forma e normale. Questa è la squadra della settimana. Questa è la squadra della settimana. Interessante. Insomma, come i giocatori siano Alves de Assis, Mitroglou dell'Olympiacos e la Maudi del Malaga, che hanno segnato molto. Dell'Inter Campagnaro. Ma che cazzo. Vabbè, ha giocato una buona partita contro il Sassuolo. Vabbè, figurati quanto è dato in porta il Sassuolo. Comunque, andiamo avanti. Creazione rosa, possiamo creare una nuova rosa, ma non ci interessa, e gestire la rosa come prima, che già abbiamo fatto. E niente, se poi abbiamo il mercato, classica menu del mercato di Ultimate Team, abbiamo già molte aste,
la lista degli esperimenti della nostra lista, gli oggetti come i premi da le buste da spacchettare, gli obiettivi di mercato perché possiamo seguire alcuni giocatori per poterli eventualmente acquistare. Nelle aste abbiamo appunto divisi per livello, per nazionalità, per campionato e per ruolo anche. Ovviamente possiamo scegliere ad esempio di avere un terzino sinistro e fare una massima offerta e per esempio dati così a random e facciamo cerca e ci troverà una serie di giocatori. Ci ho trovato questi qui perché abbiamo messo abbastanza scarsi, perché abbiamo messo un prezzo, una offerta molto bassa, ma non ci interessa. Togliamo subito ste robe perché no, vabbè, lasciamo stare. Ripistiamo, perfetto. Poi abbiamo lo staff, possiamo fare la stessa cosa per lo staff. Tutto possiamo acquistare anche i consumabili, cioè le buste e i vari oggetti del club. Poi abbiamo appunto il club stesso, il mio club, sarebbe FC Manchego, come la squadra che abbiamo creato prima. E mi hanno dato giocatori anche abbastanza interessanti come Rick del Bordeaux, André del San Paolo mi sembra che sia, e Grobretz, che non so come si pronuncia, forse così, del Borussia Dortmund. Poi giocatori abbastanza scarsi, possiamo mettere all'asta, possiamo venderli, eccetera, eccetera. E ok, qua la classifica generale e basta. Poi abbiamo, ah sì, il negozio dove possiamo acquistare i pacchetti. 5.000 crediti per un pacchetto oro, un pacchetto oro premium 7.500. Bene. Comunque, niente, tutto qui ragazzi, nella Ultimate Team classica abbastanza. Poi abbiamo abbiamo gioca. Volevo farvi vedere partite di calci di rigore. Possiamo giocare online sia partita veloce, cioè con le esperienze amichevoli online e classiche. E vi faccio vedere se andando in gioca, andando in calcio d'inizio, sono bloccate sia il calcio d'inizio sia modello allenatore, che torno, vedete il lucchetto in basso a sinistra. E non so neanche il motivo, perché se io clicco devo sbloccare tutto e magari 4,50€ dovrebbe comprare il gioco, che io non ho comprato perché l'ho scaricato gratis, perché era gratis sull'Apple Store. Ma non ci interessa, perché ci basta anche giocare online sinceramente. E infatti andiamo in partita veloce online. Anzi, non facciamo un'amichevole, perché sennò nel caso non perdo esperienza, perché vi faccio vedere qualche spezzone di partita, tanto per farvi vedere il gameplay. Quindi andiamo avanti. Ora ci deve trovare la squadra dove ci deve trovare un giocatore online. Un amico che gioca a FIFA 14 per accedere all'amico online. Aggiungi uno. Ah, ok, scherzavo ragazzi, perché la prima volta che lo facevo, praticamente bisogna vedere un amico online almeno per giocare appunto una partita, un amico online. Si giocherà soltanto contro gli amici. Quindi mi sa che dobbiamo farci un'amichevole online appunto contro tutto il mondo, dove c'è anche esperienza, ma lasciamo stare. Selezioniamo sempre la... non selezioniamo sempre la Juve, ma selezioniamo il Bayern di Monaco. Sì, sono andato nell'Austria, benissimo. Dove? Eccola qua, Bundesliga. Bayern Monaco. Non capisco perché non è 5 stelle, viene però dettagli. Ok. Ok, già l'avversario è stato trovato, quindi ora cominceremo la sfida. Le partite online catalogate, fra virgolette, con la connessione, perché ovviamente se la connessione è migliore si gioca meglio, non ci sono lag. Se ci sono uno o due lag, il lag comincia a essere abbastanza pesantuccio. Quindi ora vediamo che tipo di connessione abbiamo, speriamo che non sia troppo bassa. Che il mio internet perfetto, è 3 tacche già sulla, ok, 4 tacche, quindi si può giocare abbastanza bene. Tra l'altro Barcellona contro Bayern, quindi qua c'è il gamepad classico e qua c'è il lag un po', anche se 4 tacche, non so il motivo, comunque dettagli. Non so neanche come si... ah ok, scusate ragazzi, sono abbastanza
Possiamo scattare contro il giocatore per prendere la palla. Ovviamente Messi è un dio proprio. Dovremmo cambiare il giocatore, sinceramente. Ok, spaziamo via. Ok, perfetto. Scattiamo. Ok, grandissimo. Grandi numero, incredibile. Incredibile numero, ragazzi. Via, 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 via. Passiamo in mezzo che vedo qualcuno. E no, perché ho tirato. Ma oh mio Dio! Calcio d'angolo. Calcio d'angolo, signori. Ok. Facciamo la visuale. Oh, ma che. No, non volevo passare così io, però. È fuori gioco sicuro. Ah, non è fuori gioco. Benissimo. Ok. Dov'è la palla? Non. Minchia, siamo 2 contro 1. Attenzione, cambiamo il giocatore. E scattiamo contro il. Ok, perfetto. Perfetto. Abbiamo tutti i migliori giocatori, ovviamente, della stagione. Cioè, quelli che sono nella rosa, giustamente. E ora prendiamo e marchiamo Messi perché è abbastanza temibile. Ok, andiamo via, andiamo via. Ma che cazzo. Ok, andiamo via, andiamo via, andiamo via. Marchiamo, prendiamo. Prendigli sta palla. Bisogna cambiare ogni volta il giocatore. Ma che cazzo. Dai, 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 dai. Prendigli sta palla. Prendigli. Dio santo. Porca miseria. Ma cosa fa? Ma cosa fa? Ma basta. Oh. Passa sta palla. Ma che cazzo. Tanta che bisogna fare per passare una palla. Porca troia. Dov'è? Dov'è? Ok, perfetto. Vediamo. Eh sì. Giocatori fatti molto bene per essere una versione per iOS, cioè per dispositivo mobile. La grafica è abbastanza figa e ovviamente faccio i passaggi brutti. Dai che vinciamo questa partita. Qua a che punto siamo? Ok. Ok, facciamo schifo, ragazzi. Facciamo abbastanza schifo. Cosa fai? Ma chi le fa? È Messi che tira dal cielo, in pratica. Questo sicuramente userà i comandi touch, perché tipo di tiro si capisce. Quindi spaziamo via. Ora un altro minuto di gioco e vi saluto, ragazzi, perché il video sta diventando abbastanza pesantuccio. Scattiamo, passiamola a quel bravissimo, bravissimo Ribéry, attenzione. Ribéry si porta la palla fuori, giustamente perché scarsissimo, cioè non io, ma non Ribéry, ma io, giustamente. Ok, grandissimo Ribéry che se ne va, attenzione. Crosse e si porta la palla di nuovo fuori, giustamente. Non pensavo di arrivare fuori, invece sono arrivato. Vedete che la connessione scende. Comunque, devo mettere in pausa. Ho bisogno di prendere la palla. Quindi prendiamo la palla e mettiamo un attimo in pausa. E faccio vedere il menu. E vi saluto, ragazzi. Oh, Madonna, che numero incredibile! Però voglio farvi vedere un gol, sinceramente. Quindi andiamo via. E vaffanculo, stronzo. Porca puttana. Il gol non lo voglio prendere, però. Ok, non lo prenderò. Benissimo. Porca. Ok. Devo prendere la palla per andare sul menu. Devo prendere la palla. Porca. Cambiamo giocatore e prendiamo questa palla. Ok. Non possiamo prendere la palla. Non ci riusciamo. Müller. Oh, ma perché non ca. Ok. Vabbè, tira a muzzo. Vabbè, niente da. Niente di che. Vedete alcuni cali di connessione, soprattutto quando il gioco ha bisogno di più, diciamo, potenza per girare. Allora, qua nel menu di pausa è semplicissimo, riprendi rosa o esci dalla partita. Nella rosa possiamo selezionare appunto i giocatori. Ho sbagliato, ok. E il modulo, eccetera, eccetera, i cambi, le sostituzioni, la strategia e tutto qua. Quindi ragazzi, questo è FIFA 14, spero vi sia piaciuto il video, lasciate un like, un commento su come vi sembra questo gioco, ci sentiamo al prossimo video,
ciao a tutti da Manux Pro. Alla prossima, ciao ragazzi.